Benvenuti a tutti, ci troviamo di fronte all'ultima annata nel mondo di piegatura Mada a KRB, dove abbiamo introdotto un nuovo elemento nella piegatura standard che è la compensazione attiva. Ma vedremo prima il controllo MNC3i, dove nella parte semplificata ed intuitiva, possiamo definirla così, abbiamo descritto e mostrato i dati essenziali necessari a caricare o gestire un nuovo programma, dove ci verranno chiesti i dati essenziali, tra i quali spessore, tipo di materiale e lunghezza di piega, per poi seguire il flusso, come ci viene descritto dai tasti nella parte inferiore del display. Creazione di un profilo in 2D tramite un disegno e la gestione dei dati del nostro profilo 2D, dalla flange all'angolo alla lunghezza di piega. Una volta gestiti i dati, si crea la sequenza di piega, dove potremo visualizzare eventuali collisioni o anche rigestire i dati principalmente eseguiti e caricati. Proseguendo, andremo a gestire il layout utensili, potendo modificare il layout, andando a verificare che il nostro attrezzaggio sia corretto. Una volta verificato, si procede per verificare il posizionamento degli utensili stessi e verificare anche l'effettiva posizione per poter gestire in tempo reale l'attrezzaggio ed installare gli utensili gestiti nel programma. Una volta installati gli utensili, si eseguirà la sequenza di piega precedentemente creata, dove verranno visualizzati i dati essenziali. In questo caso si potrà eseguire il programma. Una volta terminato il programma e gestita la nostra pianificazione, si può concludere salvando la parte eseguita. Con HRB si introduce il nuovo sistema di compensazione attiva, dove vengono gestiti due cunei tramite due motori elettrici, le quali permettono di gestire anche una compensazione durante la fase di piega al centro della tavola, per poter gestire la linearità di piega su tutta la lunghezza della macchina. Altri dati efficaci relativi ad HRB è il sistema di inverter che gestisce la unità idraulica, per evitare consumi eccessivi di corrente elettrica durante la fase di stand-by. Con la meccanica posteriore di riferimento ci è permesso gestire pezzi con conicità fino a 9-10 gradi. Inoltre è possibile passare da una piega all'altra in modo molto più veloce grazie al sistema Fast Finger, il quale vedremo nel dettaglio. Inoltre, grazie sempre al sistema Fast Finger, nonostante le alte velocità, ci è permesso di lavorare in sicurezza tra una fase di piega e l'altra nel caso di ingombro del pezzo o distrazione dell'utente. Utensili AFH Mada temperati a cuore per una durata più lunga nel tempo e sistema AFH che permette una gestione con vari angoli degli utensili allo stesso tempo durante un pezzo singolo. Intermediari Mada permettono all'operatore di installare e rimuovere gli utensili in sicurezza, evitando rischi, dalla rimozione del pezzo singolo per l'installazione o rimozione di stazioni di frazionati, fino alla rimozione di pezzi più lunghi che col sistema anticaduta permettono una rimozione sicura e un'installazione conseguentemente in sicurezza. Sistemi di sicurezza con fotocellule che permettono un'alta produttività grazie a un cambio di velocità fino a 3 mm del particolare. HRB disponibile in due versioni,
100 tonnellate su 3 metri e 220 su 4 metri. Ora piegheremo un particolare sull'accento da 3 metri. Il particolare eseguito ora ci mostra pieghe complesse, tra le quali pieghe raggiate e flange molto strette. Ciò è possibile grazie alla misura e alla dimensione molto compatta delle nostre matrici, che permettono un posizionamento dei riscontri molto vicino. HRB, grazie ai componenti precedentemente descritti, si presenta come una macchina veloce, precisa ed intuitiva. Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a presentarvi la nuova arrivata di Amada, la nuova piegatrice HRB 103 ATC con cambio stampi automatico. Andremo poi a toccare nel dettaglio tutti i punti salienti di questa nuova macchina. Non è una novità l'ATC, ma questa volta andiamo a presentarvi una macchina un po' particolare, perché ha la possibilità di poter sfruttare anche gli stampi classici con attacco Promecam, quindi quelli che di norma vengono utilizzati su piegatrici standard standalone. Quindi in questo caso abbiamo una macchina particolarmente flessibile che si adatta a lavorazioni molto complesse, ma anche e soprattutto a lavorazioni molto veloci, quindi l'operatore può montare manualmente stampi standard che appunto possono essere già stati acquistati in passato e quindi possono essere riutilizzati anche su questa nuova macchina. Ha un controllo numerico che ormai conoscete, che è l'AMNC3I, e quindi praticamente si allinea con tutti gli altri sistemi di Amada, che possono essere quindi altre piegatrici oppure sistemi di taglio, quindi taglio laser e macchine combinate. In questo caso la macchina nasce con degli attacchi idraulici, ma che possono essere sfruttati anche per il montaggio di utensili standard. HRB ATC dispone anche di una tavola inferiore a compensazione controllata, quindi significa che durante la piega, anzi per meglio dire ancora prima di effettuare la piega, la tavola inferiore si predispone per andare già a recuperare quel gap angolare che possiamo trovare tra l'estremità e il centro tavola, cosa molto importante. Oltre a questo possiamo parlare della meccanica posteriore, che nello specifico già monta delle testine a sgancio magnetico, quindi diamo molta importanza anche alla questione sicurezza. In questo caso, con pochi kilonewton di sforzo, le testine si sganciano ed evitano problemi all'operatore e soprattutto anche all'attrezzatura. Dopodiché possiamo parlare di sistemi opzionali, quelli che sono pedale automatico oppure anche il controllo dell'angolo, okay, che già conoscete ed è praticamente previsto anche su questa tipologia di macchina, e può essere veramente utile nel caso di produzione di lotti 1. Dopodiché possiamo parlare anche del sistema di movimentazione della tavola superiore. È un sistema idraulico, però con inverter, quindi questo ci consente di essere
molto veloci in fase di accelerazione e decelerazione, ed è quello che la fa da padrone all'interno di un ciclo di piegatura, ma soprattutto anche possiamo dire che questa situazione ci permette di andare a risparmiare energia, e quindi a fine anno si traduce tutto in un risparmio economico. Questa macchina inoltre dispone di barriere che ci consentono di lavorare in sicurezza, soprattutto quando funziona l'ATC, quindi cambio stampi automatico. Questo interviene e fa sì che l'operatore non possa avvicinarsi alla macchina, e quindi la macchina può attrezzare, disattrezzare o cambiare attrezzatura in modo veloce e sicuro. Ora andremo a vedere nel dettaglio il magazzino ATC, che diciamo viene riproposto anche sulla nuova HRB. Ormai è diciamo bene o male conosciuto da tutti, ed è affidabile, estremamente affidabile, perché comunque già è stato montato su parecchie unità che già sono state vendute, quindi si trovano diciamo sul mercato, e ci consente appunto di avere una macchina, in questo caso, che ripropone una tecnologia assolutamente innovativa comunque, e allo stesso tempo appunto affidabilissima. In questo caso specifico abbiamo un magazzino con 18 contenitori per le matrici e 15 per i punzoni. Vengono utilizzati degli stampi standard, quindi della linea FH, ma è possibile comunque poi montare in macchina manualmente anche altri stampi con il classico attacco Promeca. In questo caso è previsto il montaggio di stampi con vari angoli, quindi angoli acuti e angoli 86 gradi, che possono essere gestiti poi con il controllo dell'angolo per il controllo della piega. Quindi è possibile effettuare anche un attrezzaggio misto, intendo ad esempio il lancio di un attrezzaggio con punzoni che arrivano dal magazzino automatico, e invece la matrice magari montata manualmente, una matrice che già di cui dispone il cliente, e quindi effettuare un particolare con anche stampi che non è possibile magari, o comunque che il cliente non aveva previsto inizialmente nel magazzino. Quindi diciamo questo rende estremamente flessibile il sistema. Sempre facendo riferimento alle tipologie di utensili che sono che è possibile montare appunto all'interno del magazzino, qua identifichiamo delle frazionature che al massimo arrivano ad avere una lunghezza di 200 mm. Questo fa sì che le parti, comunque frazionature più lunghe o comunque i classici pezzi interi, possono essere poi previsti e quindi messi in macchina manualmente, e quindi possiamo adottare il classico pezzo da 415 e 835 senza quindi essere limitati, in questo caso vincolati dal magazzino. E questo rende, mi ripeto, estremamente flessibile il sistema. Ora andiamo ad effettuare un attrezzaggio automatico. È previsto il montaggio di alcune stazioni composte da varie frazionature, ed è previsto inoltre anche il montaggio di una stazione con lo stampo rovesciato. Questo ci consente di essere estremamente veloci rispetto ad un attrezzaggio fatto manualmente. Ora andiamo a vedere nel dettaglio. Ora andremo a affrontare un attrezzaggio misto. È una situazione che potrebbe presentarsi,
Questa macchina, fortunatamente, grazie alla sua flessibilità, ci consente di farlo. I punzoni sono stati quindi montati dal sistema automatico ed ora andremo ad installare le matrici manualmente. I vari pezzi che ci vengono indicati, pezzo da 835, 415, vida 40. Ora andremo a installarli. Come ci viene indicato, dalla meccanica, è un attrezzaggio molto preciso perché la meccanica si dispone con una precisione all'interno del decimo. Questo ci consente veramente di essere molto 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 precisi in fase di installazione utensile. Andiamo ad installare l'ultimo pezzo da 415 mm. Chiudo l'attacco e siamo pronti per andare a piegare il nostro particolare. Ora andremo a piegare questo particolare di 50 decimi di spessore sulla cava di 40 che abbiamo montato manualmente, un attrezzaggio misto, quindi compreso anche di punzone che è stato montato dalla TC. In questo caso ci viene assolutissimamente in aiuto la compensazione della tavola inferiore per andare a gestire dei pezzi di lunghezza importante. Questo ci consente di avere una costanza di piega dalle due estremità verso il centro. Alle mie spalle possiamo vedere un nuovo modello di laser uscito recentemente, anzi addirittura uno degli ultimi modelli. Il nome è un Ensis da 12 kW di potenza. Questa macchina è una macchina composta da un generatore completamente costruito da Amada, come ovviamente avviene come tutte le nostre macchine da taglio laser. Il generatore da 12 kW è composto da tre moduli da 4 kW l'uno che vanno poi a formare queste alte potenze. Ad oggi il trend è quello di andare sempre di più verso le alte potenze per diversi motivi. Uno di questi è proprio per riuscire a aprire nuove tecnologie di taglio, riuscire a creare nuove tecnologie di taglio e nuove qualità di taglio. Addirittura con 12 kW riusciamo a tagliare ad esempio il ferro in azoto fino a un massimo spessore di 15 mm. Questo cosa serve? Normalmente il ferro lo si taglia in ossigeno. Il grosso vantaggio del taglio in azoto è proprio legato al fatto che non si crea la calamina. La calamina è una patina che normalmente si va a formare durante la fase di taglio in ossigeno e normalmente va rimossa prima della verniciatura. Il vantaggio che ci dà l'alta potenza è proprio anche quello, oltre al taglio in azoto su alti spessori di ferri come precedentemente detto, è anche la possibilità di andare molto più forte a livello di velocità di taglio su tutti i materiali e tutti gli spessori, soprattutto focalizzandosi su una gamma medio-alta di spessore. Questo cosa comporta? Ovviamente andando più forte di velocità riusciamo a ottimizzare quelli che sono tutti i tempi di taglio e a riuscire a creare il pezzo finito in minor tempo. Questo perché? Perché ad oggi la richiesta che c'è sul mercato è proprio quella di andare a limitare quelli che sono i costi e ovviamente il pezzo in minor tempo lo si taglia, meno costa inevitabilmente. Grazie all'alta potenza riusciamo a sfruttare anche un'ulteriore tecnologia chiamata Silky Cut. Silky Cut sta a significare taglio liscio, taglio di seta, taglio pulito. Perché questo? Perché all'inox normalmente sugli alti spessori un taglio tradizionale in fibra tende a creare un profilo di taglio abbastanza rugoso, abbastanza frastagliato, mentre invece questa tecnologia Silky Cut permette di creare un taglio molto liscio. Di conseguenza riusciamo a ottimizzare anche la qualità di taglio su quella gamma di spessori medio-alti di inox.
tutte le tecnologie di taglio precedentemente dette non sono legate strettamente alla potenza, ma bensì anche un sistema chiamato Auto Collimation System, che è posizionato sopra la testa e ha la possibilità di andare a deformare ulteriormente il raggio laser che già viene deformato nel generatore. Ovviamente le alte potenze vanno gestite e servono diversi sistemi, tutti in questo caso brevettati da MADA, per poter gestire la deformazione del raggio laser su tutte le gamme di potenze che abbiamo a disposizione. Queste sono solo una parte di tutte le tecnologie applicabili ai nostri sistemi di ultima generazione. Un altro esempio che posso farvi e che mi piace farvi è proprio quello legato al taglio d'acqua. Tendenzialmente gli alti spessori di ferro, quando vengono tagliati, tendono a surriscaldarsi inevitabilmente, perché il taglio laser è un taglio termico e più potenza si ha, più potenza si emana e più calore si va a creare. Di conseguenza Amada ha brevettato un ulteriore sistema per andare a gestire questo surriscaldamento. È legato al taglio d'acqua. È un taglio laser, ovviamente, dalla quale da un ugello speciale fuoriesce una bassa quantità di acqua nebulizzata che serve proprio per andare a raffreddare il materiale durante la fase di taglio. Questo per ovviamente non andare a fare alzare eccessivamente la temperatura per poi andare a rovinare il pezzo. Il taglio d'acqua gestisce anche queste cose qua. Per il passaggio da una tecnologia all'altra normalmente è necessario il cambio dell'usello che la macchina fa in automatico. Abbiamo all'interno della macchina una stazione dotata di 16 uselli e in automatico la macchina va a intercambiarli in funzione della tecnologia che deve utilizzare. Nonostante la macchina sia progettata per lavorare completamente in automatico, nulla vieta all'operatore di poterla utilizzare anche per gestire l'urgenza. Normalmente l'urgenza viene gestita grazie alla possibilità di aprire la macchina completamente sia lateralmente che frontalmente per permettere all'operatore un carico confortevole della lamiera direttamente dentro il laser. Questa tipologia di macchina è configurabile in funzione delle esigenze del cliente con tutti i tipi di automazione che abbiamo a disposizione. Partiamo da un carico e scarico semplice, composto da un singolo pallet di carico e un singolo pallet di scarico. Arriviamo a un'automazione a torre singola, quindi con più pallet di carico e più pallet di scarico. Abbinato a questo possiamo aggiungere anche una seconda torre frontalmente in modo tale da andare ad aumentare ancora di più quella che è l'autonomia della macchina, fino ad arrivare a un sistema molto più complesso chiamato CS, dove il cliente ha la possibilità di personalizzarlo e di crearlo sia in lunghezza che in altezza a proprio piacimento. Tutte queste automazioni sono configurabili anche con un sistema di sorting, quindi di prelievo del pezzo singolo, grazie a un'automazione sempre brevettata da MADA chiamata TK. Ora andiamo a vedere la nostra macchina in funzione. La lamiera che la macchina sta andando a tagliare in questo momento, si tratta di un 3 mm di ferro, la stiamo tagliando in azoto e la macchina in questo momento sta andando a una velocità di 25 metri al minuto. Adesso sta eseguendo una serie di fori. Ogni tanto, quando ci saranno delle asole leggermente più lunghe o lavorazioni comunque sia leggermente più grosse, vedremo anche la distruzione dello strido interno, come adesso, per poi continuare la lavorazione sui pezzi successivi. La velocità alla quale sta andando la macchina è una velocità estremamente alta e, per darvi un termine di paragone, qualche anno fa non riuscivamo a tagliare a questa velocità neanche lo 0,8 di ferro o di inox. Ad oggi, con la potenza alta del generatore, riusciamo a raggiungere delle velocità talmente tanto elevate anche su spessori molto alti. Passiamo ora a un taglio sul 20 mm di inox. In questo momento stiamo facendo un'incisione sulla lamiera per codificare il pezzo, per poi passare al taglio vero e proprio, un taglio fatto in azoto con la tecnologia CFC. Questa tecnologia, che è l'acronimo di Clean Fast Cut, è una tecnologia che permette di raggiungere velocità nettamente più elevate rispetto a un taglio standard. Questo ovviamente ci permette, andando più forte, ci permette allo stesso tempo di risparmiare gas,
sfruttando addirittura una tecnologia dedicata di un ugello speciale dalla quale fuoriesce una pressione di gas più bassa rispetto al taglio normale. Il taglio che vedremo adesso sarà un taglio in ossigeno, dalla quale fuoriesce dall'ugello una bassissima quantità di gas per poter risparmiare quelli che sono i consumi e i costi finali del pezzo. La particolarità di questo pezzo è che riusciamo a far eseguire alla macchina delle lavorazioni estremamente complesse, ad esempio fori da 2 o 3 mm su un spessore così alto, piuttosto che angoli a spigolo vivo, da 30 gradi piuttosto che 20 gradi. Un'ulteriore tecnologia che riusciamo a vedere è che quando va a fare dei tagli molto vicini al bordo non abbiamo nessun scioglimento del pezzo, cose che su tecnologie più datate potevamo andare a correre il rischio di andare a rovinare appunto il particolare. La macchina è composta da due unità, un'unità di punzonatura basata su un tonnellaggio di 30 tonnellate. La parte di punzonatura è costituita da una torretta a 44 stazioni, di cui 4 stazioni rotanti, 2 tipo B e 2 di tipo C, 4 stazioni dedicate alla filettatura che eventualmente, nel caso non venissero utilizzate, possono essere sfruttate per montare degli utensili di tipo standard. Gli utensili filettare che possiamo andare a montare in macchina sono degli utensili che vanno da un M2,5 fino a un M8. La macchina è predisposta con un sistema per la lubrificazione del gioco matrice punzone che si chiama AirBlow. Inoltre, nella parte inferiore della torretta, Amada ha sviluppato un sistema che si chiama Power Vacuum, che dà la possibilità di aspirare durante la fase di punzonatura tutte le scorie e comunque gli scarti derivati dalla lavorazione in punzonatura. La macchina ha la possibilità di montare anche degli utensili di tipo P&F, che sono utensili dedicati alla realizzazione di deformazioni che normalmente possono presentare delle problematiche relative a altezze di matrici troppo elevate. Mediante il sistema P&F noi abbiamo la possibilità di montare stampi da deformazione mantenendo un'altezza delle matrici costante nella parte inferiore della torretta. Chiaramente la macchina, oltre che poter eseguire filettature e deformazioni, ha anche la possibilità di eseguire lavorazioni in continuo, ad esempio lavorazioni con utensili tipo il V-Cut, ma ha anche la possibilità di eseguire lavorazioni con delle rotelle da deformazione che Amada ha realizzato su un proprio progetto che si chiama ARFT, ha la possibilità di realizzare delle lavorazioni di tipo da deformazione quali svasatura, marcatura e lavorazioni di tipo slotting. Per quanto riguarda invece la torretta, abbiamo una torretta di tipo Z, ovvero la torretta superiore e la torretta inferiore sono disassate tra di loro in modo tale che possono permettere la configurazione e l'attrezzaggio della macchina in tempi veramente veloci e senza perdite di tempo. Per quanto riguarda invece la tecnologia laser, la macchina ha in dotazione un generatore realizzato da Amada a singolo modulo di terza generazione dalla potenza di 3 kW. La macchina chiaramente avrebbe la possibilità con questa tipologia di generatore di realizzare lavorazioni addirittura fino a 20 mm di spessore, cosa che accade ad esempio sui nostri laser ad ottica volante.
mentre sulla combinata, chiaramente per un discorso di movimentazione della lamiera da lavorare, il tutto è stato limitato a un 6 mm di spessore massimo, ferro, inox, alluminio. Chiaramente il tavolo della macchina è predisposto con un tavolo a spazzole e durante la fase di caricamento, per facilitare la messa in battuta delle lamiere, si alzano delle sfere che permettono sia in fase manuale ma anche con delle automazioni di mettere in battuta la lamiera da lavorare in modo agevole e veloce. Per quanto riguarda la parte di lavorazione laser, abbiamo un sistema di cambio gelli automatico a 4 postazioni, ovvero a seconda del tipo di materiale e spessore la macchina legge le configurazioni necessarie per eseguire la lavorazione e si va ad attrezzare automaticamente la tipologia di gel ottimale e permette anche la pulizia e la taratura del sensore in automatico. Durante le fasi di lavorazione di punzonatura o di taglio laser, la macchina può sfruttare un sistema di scarico in botola dei pezzi che mi permette di separare in modo veloce e agevole i pezzi lavorati dallo scarto della lamiera o comunque dallo scarto delle lavorazioni. Per quanto riguarda la zona di taglio laser, quindi la zona dove è presente una fornace e un'aspirazione, tra virgolette, delle scorie, è presente un nuovo sistema che mi permette di mantenere pulita e perfettamente pronta all'utilizzo la fornace a livello di scarico pezzi. Ora possiamo andare sul controllo numerico della macchina per vedere praticamente come procedere con il richiamo di alcune prestazioni ed effettuare l'attrezzaggio della macchina. Eccoci ora sul controllo numerico della macchina. Il controllo numerico è un controllo numerico MADA di tipologia touchscreen. Nella pagina di utility abbiamo varie funzioni che mi permettono di configurare la macchina prima di una lavorazione. Abbiamo la possibilità di cambiare un ugello e settarne, diciamo, il sensore e la pulizia. Seleziono la stazione dell'ugello desiderato e premendo il tasto Start è possibile avviare la funzione in macchina. Un'altra funzione integrata nella pagina di utility è la funzione che mi permette di mantenere pulita la zona di taglio del laser. Questo mi permette di passare da un tipo di produzione a un altro senza dover pulire manualmente la zona di taglio da eventuali contaminazioni. Anche in questo caso seleziono la funzione e do Start. Per quanto riguarda invece la configurazione e l'attrezzaggio dei punzoni all'interno della torretta della macchina, io posso agire direttamente sulla pagina Prescia, Layout, vado a selezionare la tipologia di torretta su cui desidero caricare un utensile e mediante questa funzione rotazione della torretta è la macchina che si preoccupa di posizionare la stazione richiamata nella zona di cambio utensili. Ora andiamo direttamente in macchina per vedere l'attrezzaggio in modo proprio pratico. Ora richiamiamo una stazione affrettata per vedere il possibile attrezzaggio. Queste quattro postazioni possono ospitare quattro utensili differenti da M2,5 a M8 e sono utensili per asportazione di materiale. Il materiale esportato viene aspirato direttamente all'interno della matrice. Qui vediamo il punzone e qui vediamo la matrice. Durante la lavorazione possiamo apprezzare delle lavorazioni di deformazioni quali le sbruffature che adesso la macchina sta eseguendo. Infatti vediamo in questa parte le sbruffature e successivamente stiamo andando a realizzare le filettature da M2,5. Successivamente la macchina ha finito la fase di filettatura, va a cambiare la tipologia di stampo e sta andando a caricare uno stampo di tipo P&F, un utensile che ci permette di fare delle deformazioni fino a 18 mm di altezza, mantenendo le matrici sulla parte inferiore della torretta ad altezza costante con tutte le altre matrici presenti.
Ora la macchina sta partendo a ultimare le lavorazioni all'interno della lamiera, sta andando a fare ad esempio in questo caso il taglio perimetrale. In questo caso vediamo lo scarico di un pezzo molto grande che richiede l'utilizzo di entrambi i fucili di carico dello scaricatore. Ecco, al termine della lavorazione entra lo scaricatore, preleva con entrambi i fucili il particolare e lo va a scaricare. Qui invece vediamo un altro esempio di pezzo lavorato laser e scaricato, ma con un unico fucile. Infatti con questa tipologia di automazione è possibile scaricare sia con entrambi i fucili che con un singolo fucile. All'interno dello stesso nesting, nell'eventualità ci siano degli scarti interni molto grandi, posso separare lo scarto interno dal pezzo sfruttando la botola di scarico come vedete in questo caso. Chiaramente il pezzo viene ultimato col taglio esterno del laser e scaricato sempre mediante il sistema di scarico pezzi TK. Al termine della lavorazione abbiamo lo scheletro della lamiera separato dai pezzi lavorati. Nello specifico possiamo vedere il pezzo grosso scaricato con le lavorazioni di deformazione eseguite con l'utensile di tipo P&F e i pezzi scaricati più piccoli con un solo fucile. Nello specifico possiamo apprezzare la lavorazione eseguita in marcatura, preforo, sbruffatura e filetto da M2,5, e l'incisione del codice del pezzo in modo tale che sia rintracciabile anche per le lavorazioni successive. Ci troviamo davanti alla piegatrice elettrica EG4010, una macchina appunto completamente elettrica che utilizza un sistema di doppio servomotore. In questo caso è utile per l'avvicinamento ad alta velocità e l'altro sistema, l'altro motore appunto che gestisce la fase di piega. Ciò ci permette di essere molto veloci e molto produttivi e allo stesso tempo ci concede anche un determinato risparmio energetico. Questa macchina, oltre a essere a impatto ambientale zero, è anche estremamente ergonomica. Ha un tavolino che consente appunto l'appoggio dei pezzi, uno sgabello che consente di essere molto più comodo durante tutta la giornata nell'orario lavorativo, questo per essere il più produttivo possibile. Ha un controllo numerico ormai conosciuto, la MNC3i, che lo equipaggia, è tridimensionale e anche in questo caso è possibile andare a caricare programmi eseguiti con la nostra suite, quindi effettuati in ufficio. Questa macchina inoltre ha una meccanica molto veloce, basta pensare che gli assi si muovono, parlo dell'asse Z e asse X, a 60 metri minuto, quindi velocità di tutto rispetto. Presenta anche la possibilità di utilizzare dei cassettini per riporre strumentazione, tutto ciò che praticamente serve l'operatore durante tutta la giornata lavorativa. Questa macchina inoltre è dotata di un controllo dell'angolo semiautomatico, che è il nostro DigiPro, ed è interfacciato perfettamente col controllo numerico e ci permette di andare a correggere molto velocemente, in maniera molto precisa, gli angoli. Inoltre è possibile sfruttare questa macchina con la velocità massima di avvicinamento della tavola superiore grazie alle fotocellule installate di ultima generazione che ci consentono la massima affidabilità e protezione. Ora andiamo a vedere in azione la macchina, andiamo a piegare un particolare così vedete nel concreto di cosa si tratta.
Ecco il pezzo piegato, l'abbiamo terminato. Il layout previsto in macchina con queste numerose stazioni e la velocità elevata di movimentazione della meccanica posteriore ci permette di concludere e completare la parte in un tempo veramente molto ridotto. Le caratteristiche principali della macchina sono i motori lineari a tre assi che permettono di andare a una velocità elevata e con una estrema precisione, la tecnologia che ci permette di variare il modo del fascio laser e il nuovo sistema di integrazione laser che permette all'operatore di agevolare le operazioni giornaliere, cioè la pulizia della lente vetrino, centraggio ugello e controllo dello stato dell'ugello. Queste operazioni qua vengono effettuate in automatico dal laser. In che modo li andremo a vedere a breve. Intanto vi anticipo alcune delle funzioni che la macchina dispone. Ha il nozzle checker che permette di controllare lo stato dell'ugello, ha optic sensor che permette di controllare lo stato del vetrino e il sistema ICAS, la telecamera posizionata all'interno della macchina che permette di recuperare i pezzi singoli su dei sfridi avanzati. Il Regius, oltre ad avere le caratteristiche che vi ho descritto precedentemente, ha l'apertura laterale ad ala di gabbiano che dà l'accesso alla macchina liberamente, che permette di caricare e scaricare un formato della lamiera che va da 1000x1000 a 2000x1000. Il nuovo controllo numerico MNC 3i Plus dispone di Eye Optic Sensor che permette di monitorare lo stato del vetrino ed avvisare all'operatore della presenza di sporcizia o delle anomalie sul vetrino. Inoltre dispone di questo nuovo sistema Eye Nozzle Checker che permette di controllare lo stato dell'ugello ed avvisare all'operatore delle eventuali anomalie. All'interno della macchina è installata una telecamera chiamata ICAS. Questa telecamera permette all'operatore di recuperare dei pezzi singoli posizionando sullo sfrido il nostro particolare, semplicemente selezionando il nostro NC, attivando il tasto ICAS, vediamo il nostro sfrido all'interno della macchina. Trascinando il pezzo lo possiamo posizionare sulla lamiera o sul nostro sfrido all'interno della macchina. Una volta posizionato dove ci è più comodo, facendo applica la macchina andrà esattamente in quel punto a tagliare il nostro particolare. Una volta posizionato il nostro pezzo sullo sfrido, basta dare start alla macchina e la macchina, in base alle condizioni o allo spessore del materiale, va a fare la pulizia dell'ugello. Una volta fatta la pulizia lo centra e va a tagliare il nostro particolare, richiamando in automatico le condizioni di taglio. La macchina sta tagliando 20 mm di ferro con la tecnologia EcoCut. Solitamente su spessori medio-alti i tempi di perforazione sono molto lunghi, ma con il sistema vario la macchina, andando a variare il fascio laser, riesce a sfondare molto più velocemente, riducendo così i tempi di taglio.
adesso passiamo da 20 mm di ferro a 6 mm di inox senza dover cambiare la lente, perché la macchina utilizza un'unica lente per tagliare tutti i tipi di materiale e tutti i spessori. Dal momento in cui noi diamo start alla macchina, la macchina va a richiamare le condizioni di taglio che utilizza per poter tagliare quel specifico materiale. In questo caso sta tagliando un 6 mm di inox. Prima di andare a tagliare 6 mm di inox va a prendere l'ugello che necessita, dopodiché lo va a tarare. Una volta tarato l'ugello va alla postazione a tagliare. In questo momento vediamo la taratura del sensore, che la macchina sta tarando il sensore capacitivo, che permette di tenere la testa a giusta distanza dalla lamiera. Ecco, qua invece abbiamo visto iOptic Sensor che controlla lo stato del vetrino e in questo momento sta centrando l'ugello in automatico. Una volta centrato l'ugello, la macchina andrà a tagliare il nostro particolare. Controllo numerico vediamo in tempo reale quello che fa la macchina. Oltre ad avere questo sistema abbiamo anche il sistema di controllo della microgiunzione, possiamo andare a aumentare o diminuire in base alle nostre esigenze. Questo è il sistema flash cut, quello che vedete adesso. Accade in ogni officina, al termine della produzione è arrivato il momento di analizzare i nostri dati, le nostre macchine. Amada My V-Factory è il servizio che vi permette questo, tramite la consultazione del portale My V-Factory o la consultazione di V-Factory Connecting Box, dove possiamo vedere, in questo grafico abbiamo impostato un obiettivo che dovevamo raggiungere all'interno di un lasso di tempo e il risultato che stiamo ottenendo. Sopra abbiamo le informazioni calcolate sull'efficienza produttiva della macchina, un rapporto tra tempo di lavorazione e ore di accensione. Sotto abbiamo anche le informazioni sullo stato della nostra macchina,
quanto tempo è stata accesa, quanto è andata in allarme, quanto è stata spenta e quando nella fase di setup. Tutte queste informazioni vengono intercettate, calcolate in automatico da Mada Mavi Factory per una consultazione semplice e rapida per tutti i nostri clienti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al Technical Center per approfondire a Mada Mavi Factory.